La parola che ascoltiamo oggi ci mette in stretta relazione con il nostro rapporto con lo Spirito Santo. Ci viene chiesto di valorizzare, di rendere efficace la nostra relazione con la Santissima Trinità, in particolare con lo Spirito Santo. Solo invocando lo Spirito è possibile vivere una vera testimonianza di fede, perché è ciò che ci permette di parlare di Gesù e di vivere concretamente uno stile evangelico. Questo ci ricorda che non siamo noi i detentori della verità, coloro che la possiedono, ma siamo testimoni della parola che ascoltiamo. E poi, attraverso lo Spirito Santo, siamo chiamati a portarla a tutti. Siamo testimoni di una parola che ci precede e ci accompagna lungo il corso della nostra vita. L'esempio che porta Gesù nel Vangelo di oggi ci fa intuire come vivere la nostra relazione con lo Spirito, e cioè con un atto estremo di fiducia, e così lasciarsi plasmare dal suo volere, che per noi diventa il bene più grande. Anche a noi Gesù ci ripete: non preoccupatevi. La testimonianza o il parlare di Gesù non è una missione che ci deve incutere paura, perché non ci sentiamo magari in grado di rispondere a questo compito, ma è vivere come figli e testimoni della parola che si lasciano ispirare da ciò che lo Spirito suscita in noi. Buona e santa giornata a tutti.